ce la posso fare. Sento che, sento che per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo. Alla prossima esplorazione Goonies. Vi vogliamo bene. Questa è una villa rinascimentale appartenuta a un ramo della famiglia Visconti.
Le prime notizie ufficiali riguardanti la villa risalgono alla prima metà del 1500. A partire dal 1620, la famiglia Casati iniziò a dimorare in pianta stabile presso la villa. La villa fu definitivamente abbandonata nel 1982. Da allora, nonostante sia sotto la tutela delle arti, presenta importantissimi danni strutturali e giace in uno stato di profondo abbandono. Numerosi sono stati in seguito i fenomeni di incuria e atti di vandalismo che l'hanno privata di alcune delle sue ricchezze, come mensole in marmo e ante di armadi dipinti di epoca settecentesca. La villa aveva un doppio portico con una corte interna pavimentata, di cui ora non rimane che un lontano ricordo. L'intera villa si sviluppava su due piani, dove al primo piano trovavamo i locali di servizio e gli alloggi dei lavoranti, e il secondo piano invece era dedicato alla nobiltà. Tutte le stanze ormai sono praticamente vuote, private di tutte le loro ricchezze. Non rimane che qualche raro oggetto ed alcuni vecchi materassi ancora costruiti in paglia.
Ormai la vera protagonista della villa è la natura, che piano piano, giorno dopo giorno, si sta riprendendo tutti i suoi spazi. Nella parte esterna possiamo trovare le stalle e gli edifici dove veniva lavorato e preparato il vino. E là, dove prima c'era il rumore delle attività lavorative, i suoni della campagna e le grida di gioco dei bambini, ormai non rimane più nulla, soltanto un immenso e triste silenzio. E di tutto quello sfarzo e di tutte quelle ricchezze ormai non rimangono che macerie, crolli e desolazione. La speranza è quella di trovare qualcuno che si prenda in carico la ristrutturazione della villa e possa riportarla al suo antico splendore. Thank you.